ragazzi e ragazze, buongiorno a tutti da Danny Glot Traveler. Oggi per me è un giorno molto molto importante perché inizio il corso di svedese. Studiando lo svedese studierete tre lingue in una, cioè ma vi rendete conto, tre lingue in una. Perché? Perché lo svedese è molto simile al danese e al norvegese, quindi voi potrete leggere libri in tutte queste tre lingue, indistintamente. Ve ne renderete conto, è veramente una figata ragazzi. Voi andate in Norvegia, andate in Svezia, andate in Danimarca e capite i manifesti, capite il menu, capite, che ne so, i regolamenti nella metropolitana o quant'altro. E per quanto riguarda invece il parlare, se sarete bravi potrete assolutamente parlare anche in Norvegia e capirete quello che vi viene detto. In Danimarca un po' meno, perché i danesi hanno un sistema fonetico completamente diverso. Se vedete questa patata, quando i danesi parlano è come se avessero una patata in bocca. Per esempio, ti amo in svedese è jag älskar dig, in norvegese è jag älskar dig e in danese è Velkommen. Partiamo dai saluti. Hälsnings Fraser. Per dire il nostro ciao informale ci sono almeno quattro parole. Hey, hejsan, tjenare, tjena. Ascolta e ripeti. Hey, hey, hejsan, hejsan, tjenare, tjenare, tjena, tjena. Qualche nota di pronuncia cercando di non essere troppo pedante. La H in svedese va pronunciata sempre, è aspirata come in inglese. La T e la J insieme formano un suono molto simile alla SH di scegliere. Come si dice buongiorno in svedese? Beh, come in molte lingue dipende dal momento della giornata. Se siete al mattino direte God morgon, God morgon. God morgon. Se siete nella seconda parte della giornata, ma c'è ancora la luce, direte God middag, God middag, God middag. E buongiorno generico è God dag, God dag, God dag. Buonasera è God kväll, God kväll, God kväll. E buonanotte è God natt, God natt, God natt. La parola mattino in svedese si scrive morgon, ma si pronuncia morgon. Non c'è un vero e proprio motivo, gli svedesi lo pronunciano così. Che ci posso fa? Quindi morgon, morgon. Un'altra cosa molto importante è nella parola bene, buono, good, la O si pronuncia come U in usare o nella parola uno, quindi è gu, e la D finale si sente molto poco, se non addirittura non si sente. Quindi per favore non dite good morgon, è good morgon, good morgon. Un'altra nota riguarda la pronuncia della parola kväll, la E, mi raccomando, bella aperta, good kväll. Gli svedesi amano molto enfatizzare i saluti, soprattutto se vedono una persona che gli fa piacere vedere. Per enfatizzare un saluto ci sono due modi. Uno è quello di far precedere al saluto la forma nej, men. Nej vuol dire no e men vuol dire ma. Per esempio, per dire ma ciao potrei dire nej men hej. Oppure, per esempio, con il buongiorno puoi dire nej men god dag. Un secondo modo per enfatizzare i saluti è quello di ripetere il saluto. Questo lo sentirete soprattutto con il good dog. Good dog, good dog. Good dog, good dog. Dire arrivederci in svedese è molto semplice. Hej då. Hej då. Hej då. Do da solo vuol dire allora, e come dire allora ciao. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Una cosa molto importante, per ogni video farò delle dispense PDF a cui potete liberamente accedere. Dovete però mandarmi un'email all'indirizzo imparalosvedese@gmail.com. Se volete iscrivervi alla mailing list e ricevere le dispense di quello che viene fatto durante le video lezioni,
dovete essere iscritti al canale. Quindi fate una foto con il cellulare della pagina di Danny Glot Traveler, dove vedo che voi siete iscritti, e mandate l'email a questo indirizzo e io vi metterò automaticamente nella lista. Ciao a tutti, un abbraccio. Hello!